Nata a Bengasi, Ginetta Jehan, qui a Hulon si chiama Malca. Malca ci insegna a fare il croccante di mandorle. Andiamo a fare le mandorle in caramello e usiamo un misurino. E quindi che facciamo? 4 di mandorle. 4 dosi di mandorle in un pentolino, vediamo, bello erto, antiaderente. 4 mandorle. Poi zucchero. 2. 2 dosi. E poi acqua, una dose di acqua, ecco qua, stiamo sul fuoco, iniziamo a mischiare il tutto, su una teglia da forno abbiamo messo un po' di carta forno e ci mettiamo sopra dell'olio, questa volta abbondante. Ecco, inizia a bollire, è già un quarto d'ora che sta sul fuoco, inizia un po' a stringersi, l'acqua è evaporata un po', direi, ma zenna, ecco, questa è la densità, si aspetta un altro po', sempre a fuoco lento. Zucker? No, le mani ne ha zucchero. No, facciamo il caramello. Facciamo il caramello? No. Vieni, tieni, tieni. Facciamo una mattina di zucchero. Che? 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 Allora, quando vediamo che in superficie si forma una specie di velo zuccherato, iniziamo a girarlo velocemente, velocemente. E aspettiamo un altro po', perché da questo stadio in pochi minuti si trasforma in caramello. Stiamo con la camera a riprendere continuamente, così vediamo il processo. Ecco, vedete che da granulare lo zucchero si trasformerà in caramello. Lo zucchero, che era diventato quasi bianco prima, torna a caramellarsi. מעניין באיזה שלב את מחליטה להוריד את זה מזה מהאש. שהכל יהיה מבריק. שהכל יהיה מבריק. Quando tutto diventa lucido, si toglie dal fuoco. Quindi aspettiamo che tutto diventi lucido. Questo caramello l'abbiamo fatto con le mandorle, ma si può fare anche con le noccioline. Basta. È perfetto così? Oh, l'abbiamo fatta, eccolo, 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 è pronto. Vediamo che succede. Abbiamo preparato la teglia con l'olio, adesso rovesciamo le mandorle e mentre si raffreddano si spianano un po'. Ecco qua. אם רוצים אחד אחד, עושים אחד אחד. תסיבו ירדו לנו, או שלא. אפשר לעשות לוח גם. מה שרוצים. צריך עכשיו לעשות. כמו un torrone, tutto attaccato, a pezzi. Questo è il momento in cui si può spartire o unire. Ecco, una volta freddato, lo trasferisco in un vassoio ed è pronto per essere assaggiato e mangiato. Adesso lo facciamo assaggiare alla sorella di Malca. Com'è? Com'è? Buonissimo. Veramente buono? Buono. Lo dici perché è tua sorella? No, no, buonissimo. È buono. Non è tanto dolce. Tanto è giusto? Sì, giusto. Mangio pure io. Sì. Buono, davvero buono. Buono, buono.